Il muro si è ribellato contro il sogno e ora il cartello lo vuole morto. Trovatelo e portatelo dentro prima che sparisca. Uso la moto. Con capitano. Apri il fuoco. Porca vacca. Sono i rinforzi del cartello. A terra. Granata al riparo. Il loro tenente sta fuggendo. Ok, pensiamo alla missione. Prendiamo quel bastardo. Ci serve vivo. Ripeto, quel VIP ci serve vivo. Vieni, coglione. E indietro, puto! Toglimi subito quelle mani di dosso, porca puttana! Mio via, fuoco! Ricevuto. Uccisione confermata. Avete sale in zucca? Zucca, fermatevi qui.
Sparatemi un colpo in testa e tornate ai vostri affari. Magari è perché ci piaci, Muro. Non incontri tutti i giorni uno duro come te. Avete le palle, lo ammetto. Non siete che un ostacolo sulla via che porta alla morte di El Sueño. Due come voi, due amici. Era ovvio che avreste provato ad ammazzarvi. Forse. I veri amici sono una rarità in questo mondo. Ma il sangue non tradisce. Ovviamente. Tra la faccia al muro. Come un bel trofeo. Sì, hai reso l'idea. Ma di voi? Di voi non mi interessa nemmeno il trofeo. Non ne vale la pena. Informazioni da reperire qui in giro. Amo il muro. Qui finisce la tua illustre carriera. Amo voi, Yeki. Sempre pieni di sogni. Coopere i... Che cazzo avevano in mente quelli del cartello con il posolero? Ora che è fuori dai giochi... Hai qualcosa da dire? È un tipo incazzoso, questo è certo. Non sei altro che una puttana. Lo capisco. Se vuoi vendicarti di El Sueño, io sono la tua occasione. Tu inizia a parlare. Ogni tua parola è un chiodo nella sua bara. Per questo sono ancora vivo. Sei davvero una stronza. La tua gente ha ucciso mio fratello. Ha versato il mio sangue in questa terra desolata che è la Bolivia. Non ho nemmeno il suo cadavere. E ora dovrai aiutarti a uccidere il mio miglior amico. Su che cazzo di pianeta vivi? Aiutandoci con El Sueño, aiuteresti te stesso. Colpire lui è come... colpire me. Sentimi bene, bella. Hai a che fare con uomini veri. Non ricorriamo a questi giochetti da bambini, capito? Io rispetto El Sueño. E se ho rispetto per me stesso, lo ucciderò con uno dei miei proiettili. Lo farò con le mie mani. E adesso ho un proiettile anche per te, Karen Bowman. Le mie guardie armate erano a pezzi. Ero un re senza esercito. I miei generali erano morti o catturati. Non avevo difese. Ero vulnerabile. A che cosa serve un'arma senza una mano leale? Avevo perso l'unico uomo che consideravo amico. E quando ho provato a chiedere altri sicari ai miei partner in Messico, dissero di no.
Avrei provato a reclutare dalle gang in Salvador e Honduras. La tua zona di guerra è la mia agenzia di reclutamento. Ma ci sarebbe voluto tempo per addestrarle. E nel frattempo io sarei stato un bersaglio ad aspettare che qualcuno reclamasse la mia corona.